Buongiorno cari genitori, sono l'educatrice Antonella De Luca dell'asilo Nido Olivia Tornatore. Insieme all'educatrice Sabrina Signorino abbiamo pensato di proporvi un'attività sul tema del mare. Questa attività ovviamente è da fare con i vostri bambini. Obiettivo di questa attività è quello di far acquisire ai bambini il concetto dentro e fuori dal mare. Ecco, a noi serve come materiale un foglio di cartoncino bianco grande, altri fogli più piccoli, colori a cera, colla, forbici, colori a spirito e dei fogli dove io ho ricreato alcuni modelli. Ora, per ottimizzare il tempo, ho colorato il mare. Cari genitori, come vi avevo appena detto, per ottimizzare i tempi io ho colorato il mare. Allora, avevo disegnato delle sagome che potete disegnarle anche voi, sagome molto semplici, di pesciolini di una barchetta. Molto semplicemente dovete, se il bambino ha l'abilità per poterlo fare, ritagliarli con una forbice adeguata per i bambini e colorarle. Io l'ho già fatto, quindi utilizzo la colla stick per andare a mettere questi pesciolini dentro il mare. Ed è appunto questo che volevamo noi raggiungere come obiettivo. Far vedere al bambino che i pesci stanno tutti dentro il mare, che vivono dentro il mare e dobbiamo acquisire anche il concetto di cosa sta fuori del mare. A questo punto io ho realizzato delle barchette che ora andiamo a mettere sopra il mare. Ecco, posizionate sopra. Non all'interno, proprio per dare al bambino l'idea che al di sopra del mare ci sono le barchette. Ecco, se voi proporrete al bambino questa attività come un gioco, un gioco quasi ad indovinare dove vanno posizionati i pesci e dove vanno posizionate le barchette, il bambino da solo capirà che i pesci stanno dentro il mare e le barchette sopra il mare. È un'attività semplice che comunque può divenire divertente perché se voi genitori la proponete con l'effetto giocoso di condivisione e di indovinello, quasi il bambino deve indovinare dove mettiamo la barchetta, sopra o sotto il mare. Ecco che allora questa attività può essere un momento piacevole di scambio e di gioco con il genitore. Solo così il bambino potrà acquisire ed imparare il concetto di dentro e fuori dal mare. Io a questo punto dico che è importante anche da parte di voi genitori fare una riflessione con i vostri bambini, dicendo che sotto il mare c'è tanta vita, ci sono i pesci e che quindi questa vita va tutelata, non bisogna sporcare il mare, non bisogna buttare nulla dentro il mare affinché tutto ciò che vive dentro esso, i pesciolini, anche le alghe, tutto quanto fa parte della vita del mare, possa essere tutelato. Ecco, questo è un messaggio che voglio dare e che voglio che voi genitori possiate trasmettere ai vostri bambini. Grazie per la vostra attenzione e alla prossima.